Allora, eccomi al video dopo lo shorts della grandine, della pioggia. Ecco, diciamo che sono abituate. Allora, questa era la lavanda che avevo fatto il video, è cresciuta questa radice qui nel corso dei giorni, quest'altra radice qua, e quelle che vanno dentro stanno dentro, vedete che si sono allungate qua. E niente, cerchiamo di andare avanti nonostante la radice sta qua, queste vanno dentro, questa va giù. Qualche radice in più è venuta fuori, a parte la grandine, a parte l'acqua, ancora piove. Sto facendo il video con l'acqua. Video, un video bagnato questo. Allora, questo era l'aggregatum che ho detto che stava fuori, questo era a Parigi. Puntualmente si sono beccati tutto quello che poteva venire giù. Pensavo che fosse amore, invece era un calesse. Questa era l'altra radice. E niente, hanno preso tanta acqua. Laggiù ci sono radici, eccole qua, vedete? Quindi il discorso è questo, che si sono abituate all'acqua che prendono, dando in estate il discorso è questo. Ci sono foglie nuove, anche qua c'è una foglia nuova. Sta seguitando a piovere, le lasciamo fuori perché quando fa il temporale funziona così. Quindi seguiterà a piovere, l'importante è che qui ci sono, abbiamo detto, i pezzettoni grossi di carbonella e la graniglia sopra di marmo, e questo invece è fatto tutto quanto con pezzettini. Ecco, c'è anche l'animaletto che anche lui dice: mamma mia quant'acqua, lasciamolo stare, non lo tocchiamo. Quindi qui è tutto un equilibrio sopra la follia. Bene, andiamo avanti. Eccoci dall'altro lato, in cui vedete i gimbidium che hanno preso la grandine, hanno preso la pioggia e stanno seguitando a prendere la pioggia, perché tanto, allora, grossi danni sulle foglie non li ha fatti benissimo, sono contento. Pensavo che fossero delle ferite sulle foglie, ma non ci sono. Allora, qui siamo in piena fioritura. Diciamo che oggi e soprattutto ieri è un clima molto inglese. E va bene, anche freddino perché siamo a 18 gradi. Questa è la situazione del gimbidium. Allora, il discorso è questo: i miei sono abituati perché sono 3 anni che stanno qui. Allora, io ho semplicemente documentato con uno shot e con il video che questi prendono l'acqua quando piove, la prendono benissimo in quantità abbastanza diretta, tra cui anche grandine. Ci sono sulle foglie i segni della grandinata dell'anno scorso, però vabbè, stanno abbastanza bene, l'acqua l'hanno presa tra ieri e oggi, ma penso tanta che penso tanta che più tanta penso che non ce ne possa essere. E qui è un continuo essere bagnati, ma prima ne buttava giù veramente tanta tanta tanta. E quello che mi aiuta, come dico sempre, è il vaso di terracotta, che se non ci fosse questo, che aiuta a traspirare. È vero, ci saranno problemi quando si andranno a svasare, per carità, però qui si tratta di sopravvivenza pura. Allora, che succede? Ancora siamo in estate e andiamo avanti così, cioè ancora verrà il caldo, ancora ci sarà il caldo, però questi stanno qui anche a ottobre, novembre, dicembre. Quindi diciamo che questi l'acqua ne prendono tanta. Io che ho fatto? Ho fatto semplicemente una cosa: i giorni prima ho cercato di sospendere un po' le bagnature, perché se avessi bagnato il giorno prima e poi tutta questa grande quantità di acqua, penso che no. Però ci aiuta moltissimo sia il substrato che, guardate che bella ricrescita, guardate che belle ricrescite, guardate che bei, no? Bei cetti che sono venuti fuori, guardate, questo qua è uno, questo qua è un altro. Diciamo che quando, ora vi dico questo giusto perché vi faccio sapere tutto quello che succede dietro la regia. Allora, i giorni che faceva 40 gradi, 37 gradi, bagnavo ogni giorno, e ogni giorno mi prendevano una, due, tre, quattro, cinque piante. Quindi una, due, tre, quattro e cinque piante, mi prendevano 4 litri di acqua al giorno. Poi, quando ho visto che previsioni del tempo hanno messo diluvio universale, ho sospeso un paio di giorni prima in modo tale che fossero belle secche. Però vedrete che, tanto questo è il discorso, sono 3 anni che stanno qui, problemi non gliene danno perché stanno all'aperto. Quindi, se questo succedesse in casa, anche il vaso di terracotta non riesce a
ad asciugare, cioè le condizioni sono che qui fuori c'è aria, qui fuori, anche se sono tutte quante strabagnate, stra zuppe, però è l'aria stessa che asciuga, anche che è freddino, perché siamo adesso siamo a 18 gradi, però ritorneremo a 30 gradi, il vaso asciugherà e via discorrendo. Io chiaramente vi dico anche i conti della serva, cioè se domani non piove non le bagno per 3 giorni. Adesso bisogna che poi, ecco, la nostra saggezza è nel capire che se ieri e oggi si sono prese una quintalata d'acqua, per 3 giorni se la tengono tranquillamente e fanno scorta. Bene, la grandine non ha fatto danni, però ecco quello che viene fuori. Con la grandine abbiamo questi segnetti qui, questi mi sa che sono freschetti, 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 perché sono nuovi, nuovi, mannaggia, mannaggia. Va bene, vi ho documentato quello che non dovrebbe succedere. Pioggia sì, ma grandine no. A presto.